Il Veneto presenta un territorio le cui cinta murarie, castelli, rocche hanno costituito nel tempo un tessuto talmente ricco che praticamente non vi era angolo del paese che non fosse sotto il controllo di almeno un modesto elemento fortificato. Anche la città di Este costituì uno dei centri di difesa per il controllo del territorio durante il Medioevo, essendo situata in un luogo favorevole, protetto a nord dai colli euganei. Del castello, costruito nei primi del 300, si conservano soltanto le mura e le torri. L'interno, smantellato due secoli più tardi, è ora adibito a giardino pubblico. Il vecchio centro di Este, che si estende parzialmente attorno alle mura del castello, corrisponde ancora al centro del borgo antico. Le strade strette, i vecchi palazzi, le chiese, hanno una storia secolare e vanno riferiti per lo più alla rinascita medievale. Anche se vicende di tanti secoli hanno creato modifiche all'ambiente, i caratteri e l'aspetto urbanistico di Este hanno conservato gran parte del loro fascino. Questa città riflette la storia di alcuni periodi prestigiosi, essendo legata all'origine della casa d'Este, che qui governò dalla metà del 1000 per oltre due secoli. La storia medievale e recente della città è segnata quasi incisa su ogni angolo di strada, su ogni vecchio muro, nei bassi portici che immettono nei cortili interni. Questa sua configurazione si sovrappone a un'altra Este, più antica e probabilmente più attiva e vivace. Gli studiosi l'hanno indicata come il centro veneto più importante dell'età del ferro, periodo che inizia qui intorno al 1000 a.C. Una straordinaria quantità di materiali è stata rinvenuta nelle necropoli. Ciò ribadisce la felice situazione topografica anche in relazione a un ipotetico passaggio dell'Adige attraverso questa località prima di Cristo e per tutto il periodo romano. Anche se è stato trovato qualche inumato, per lo più steso supino sulla nuda terra, i veneti antichi usavano generalmente il rito della cremazione. Le ossa bruciate del defunto venivano raccolte nei vasi ossuari che erano posti nelle tombe formate da lastre di scaglia, caratteristica pietra dei colli euganei. I vasi erano accompagnati da oggetti e suppellettili di vario tipo che costituivano il corredo funebre. L'esame del materiale documenta influenze di altri popoli, tra cui gli Etruschi, mentre qualche sarcofago, con il coperchio a spiovente, conferma influssi della Magna Grecia. Dalla irregolare sovrapposizione delle tombe si potrebbe pensare che nulla emergesse dal suolo in corrispondenza dell'urna, almeno in età più antica. Mentre a partire dal V secolo a.C. si trovano sovrapposti dei cippi di trachite a forma di piramide con iscrizioni in lingua venetica, recante il nome del defunto. La documentazione archeologica relativa a questo periodo, raccolta nel museo a Testino, proviene, per la maggior parte, dalle necropoli paleovenete e dai loro abbondanti corredi funebri. Forse Este può non essere stata l'insediamento più antico, ma non si può negare che abbia restituito il materiale più abbondante e più rappresentativo dell'evoluzione della civiltà veneta dal 1000 al II secolo a.C. In questo
questa zona è stata accertata la presenza continuativa dell'uomo dalla preistoria fino allo straordinario sviluppo dell'età del ferro, ovvero della cultura paleo-veneta del primo millennio avanti Cristo. Le statuette votive, provenienti dai luoghi di culto della dea Reitia, la più importante divinità paleoveneta, ci rimandano molti aspetti dei costumi e dell'organizzazione sociale di allora. I Veneti, popolo di origine incerta, proveniente, secondo alcuni scrittori antichi, dall'Oriente ai tempi della guerra di Troia, si sarebbero insediati rapidamente in tutta la regione. In seguito a tale evento, sempre secondo le fonti antiche, il mitico popolo degli Euganei, i primi abitatori, sarebbe stato sospinto alle propaggini delle Alpi. Secondo studi più recenti, qualcuno è portato a credere invece che la civiltà paleoveneta si sia formata in loco, anche se con apporti esterni, forse non solo culturali, ma anche etnici. I vasi ossuari sono di varie forme, a seconda del periodo di appartenenza. I più antichi sono di forma biconica. La decorazione è a cordicella con motivi geometrici, oppure a borchiette di bronzo, infisse nell'argilla prima della cottura. In questo vaso bronzeo, a forma di secchio, conosciuto come Situla Benvenuti, sono raffigurati il commercio, giochi e animali fantastici, l'allevamento del bestiame, scene di guerra con il ritorno dei vincitori che adducono prigionieri. Temi che rispecchiano la vita e la cultura locali, ma anche l'organizzazione sociale e il sistema politico. Intorno al III secolo avanti Cristo, con la corta e pacifica invasione dei Romani, il popolo paleo-veneto perde la sua identità. Gli scavi hanno rivelato reperti che testimoniano lo sviluppo civile e urbanistico di Ateste, la città romana. Ma l'aspetto attuale del centro storico si è venuto a determinare, come abbiamo detto, nel Medioevo, nella sua caratteristica pianta. Il luogo, forse completamente abbandonato durante le invasioni barbariche, o meglio, scompaginato nella sua organizzazione sociale, comincia a riaggregarsi poco prima del 1000, attorno al castello, che divenne sede preferita dei marchesi d'Este sino alla prima metà del 200. Le mura e le torri che vediamo non sono i resti della fortezza Estense, ma appartengono a una ricostruzione successiva, opera dei Carraresi, quando la città, contesa tra Scaligeri e Visconti, divenne giurisdizione dei Padovani, intorno al 1300. Le opere di difesa medievali erano completate dalla cinta muraria che circondava il centro abitato lungo il canale, di cui si possono ancora individuare alcuni elementi costitutivi, interrotti qua e là da opere successive. I canali di scolo testimoniano la lunga opera dell'uomo sull'assetto idraulico. Assetto teso nel Medioevo essenzialmente alla difesa e al trasporto e proiettato successivamente, col dominio veneziano, ai grandi lavori di bonifica, dando così l'avvio alla trasformazione delle campagne, divenute fertilissime. Della città medievale è rimasta la chiesa di San Martino,
che pur avendo subito variazioni e rifacimenti in varie parti, mantiene ancora il fascino del romanico e costituisce uno degli elementi più antichi del tessuto urbano di Este. All'interno, qua e là, l'intonaco lascia vedere, nelle parti scostate, alcuni affreschi del Trecento. Caduta la signoria dei Carraresi, nel 1405 la comunità di Este, con spontanea deliberazione, si sottomette a Venezia. E verso la metà del Cinquecento, finita la sua funzione militare, la città divenne luogo di villeggiatura dei patrizi veneti. I nobili in Mocenigo abbattono un tratto della cinta muraria del castello e costruiscono la loro villa, ora sede del museo. Il periodo di pace e prosperità, goduto fra il Cinquecento fino a tutto il Settecento, sotto la dominazione veneziana, si riflette anche sulla qualità estetica dei particolari architettonici che arricchiscono gli edifici e i giardini delle ville. La ricchezza sotto ogni aspetto della cultura artistica veneta si è riflessa sulle sue ville e in molti casi ne ha fatto centri vitali per la valorizzazione fondiaria. Tale fioritura, che riguarda tutto l'entroterra veneto, è dovuto a varie ragioni storiche, ma soprattutto a una classe dominante, quella veneziana, assai sensibile ai valori d'arte e cultura. E anche Este accoglie questa evoluzione di gusto con la costruzione di ricchi palazzi. Con il lento susseguirsi dei secoli, Este, che conta oggi una popolazione di circa 18.000 abitanti, ha mantenuto per molti aspetti i caratteri del vecchio centro rurale, ma non si è sottratta alle trasformazioni imposte dal progresso e dal mutamento delle condizioni di vita. Le sue risorse economiche, oltre all'agricoltura, sono numerose attività artigianali e alcune industrie che si sono recentemente insediate in una zona a est del centro abitato. Mentre sul lato opposto è rimasto il complesso cementizio che rappresenta una fonte di reddito notevole anche per una larga fascia di lavoro indotto. Dai colli euganei vengono i calcarei e le marne per l'industria cementiera, che soddisfa richieste provenienti dai cantieri di tutto il Veneto. La fabbrica è organizzata secondo le tecnologie più avanzate e si ispira alla massima efficienza e professionalità. Anche se la collocazione del cementificio accanto al centro storico è oggetto di qualche disputa sul piano ecologico, da questa moderna attività Este ha tratto degli indubbi vantaggi economici. Il ciclo produttivo è a lavorazione continua e assicura lavoro a oltre 300 dipendenti. Sviluppata è anche la meccanica, che dal dopoguerra ha assunto qui a Est dimensioni di grande rilievo e rappresenta un polo industriale per tutta la bassa padovana. Le sue origini risalgono alla fine del secolo, quando un'importante fonderia diede l'avvio allo stabilimento. Il complesso, che occupa personale altamente qualificato, nonostante le ricorrenti crisi del settore, continua una produzione che si è imposta anche sui mercati extraeuropei, con macchine e utensili, torni a controllo numerico, frese, rettifiche di precisione.
Ma l'attività che caratterizza Este e che costituisce anche richiamo turistico è l'artigianato della ceramica, la cui produzione oggi assume in qualche caso dimensioni da piccola industria. L'arte della ceramica estense, famosa fin dalla metà del 1700, è ricercata e apprezzata anche all'estero. Benché una certa tecnologia si sia imposta al lavoro puramente manuale, la creazione dei modelli e il suo raccordo con le esigenze moderne esaltano un prodotto che esce rifinito e accurato in tutti i suoi particolari, imponendosi anche ai gusti più raffinati. Un'arte, quella della ceramica, che soprattutto nelle vecchie botteghe della città si riallaccia a tempi antichi. I pezzi, per lo più tratti da stampi ottocenteschi, e l'oggettistica moderna recano l'impronta di un taglio artistico accurato nella linea e nella decorazione coloristica essenziale. Ma tu vecchio, vuoi avere qualcosa? Vieni qua. Tra gli altri aspetti che concorrono a creare il clima culturale della città, vi è il premio teatrale Città di Este, per autori di commedie in dialetto, saggi giornalistici e tesi di laurea sulla drammaturgia in terra veneta. La manifestazione è organizzata col contributo di un gruppo filodrammatico che da decenni è impegnato nel recupero e nella diffusione del repertorio teatrale veneto. Una conferma puntuale e raffinata del vivo fervore artistico ancora ricco di stimoli, di proposte, di interventi che interessa tutta la città. Thank you.